social. Bentornati a tutti i nostri amici radioamatori di Live Social, qui speaker Marco Allegri per voi su Radio News 24. Abbiamo qui con noi oggi in collegamento telefonico dalla Liguria il fotografo Adolfo Ranise. Ciao Adolfo! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Adolfo, ciao. Raccontaci un po'. Come ti è venuta l'idea di diventare fotografo? Qual è la scintilla che ha scoccata in te? Beh, è una cosa che mi porto dentro da tanti anni, è una passione come tante, una passione che poi ho trasformato in un lavoro, però un lavoro che non puoi fare senza la passione, per cui è inutile. Ci sono mestieri che si fanno, si subiscono, altri che si fanno volentieri come il mio, però effettivamente il momento non è dei migliori. Raccontaci un po', appunto, Adolfo, della tua attività. Ma, nasco come fotoamatore, un bel giorno decido di aprire la mia attività, anni in cui tutto funzionava molto bene, devo dire che continuo ancora adesso a avere tante commissioni lavorative, faccio molte foto di cerimonia, faccio spettacoli, seguo cantanti, tra l'altro sono il fotografo ufficiale di Cristiano De André. Ah. E di Angelo Branduardi, poi anche con Alberto Fortis ho fatto tutta una bella collaborazione. Prima avevo uno studio nel centro di Imperia che io ho spostato in periferia, quindi non è più un luogo di passaggio, però ho tenuto una certa clientela che continua, diciamo, a venire da me, ecco, ma anche soltanto per un consiglio. Tengo dei corsi di fotografia, questi mi danno molta soddisfazione, perché comunque sia allievi, ragazzi, adulti, insomma tutti, che c'è molto interesse ancora per la fotografia, benché purtroppo non si stampi più. Cosa vuol dire essere professionisti adesso nel mondo della fotografia digitale? Adesso, diciamo, è un po' una giungla, nel senso che comunque orientarsi in questo momento è difficile. E diciamo che il passaggio dall'analogico al digitale ha fatto sentire, diciamo, le persone un po' tutte fotografi. Poi tra il tecnicamente corretto e il bello c'è una differenza. Esatto. Perché la mano del professionista è sempre la mano del professionista. Ti auguro un buon lavoro. Grazie altrettanto a voi per il servizio che fate e per l'opportunità che mi avete dato. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie, ciao. Grazie. Live Social.